Più volte abbiamo sentito nel corso delle relazioni delle consigliere di fiducia la sinergia con altre funzioni attribuite all'amministrazione, che sono quella del medico combattente e quella del responsabile della sicurezza, ed è la forte sinergia ed è delle collaborazioni che sono state sicuramente fruttuose nell'analisi dei casi e nella risoluzione dei casi. Do la parola adesso a Pino De Luca, che è il medico competente ISPRA. E queste sinergie le avevamo già individuate in partenza. Sì, facciamo sedere anche, teniamo al tavolo anche Fabio. Il dottor Ciamplone, che è il responsabile della sicurezza. Queste sinergie le avevamo già individuate in fase di stesura della convenzione, perché già nella convenzione tra INGV e ISPRA, quanto abbiamo detto, avevamo già individuato queste possibili sinergie tra le consigliere di fiducia, il medico competente e la sicurezza e prevenzione, perché insieme potessero dare dei migliori risultati. Do la parola a Pino De Luca. Grazie, grazie a Concetta, grazie a chi ha organizzato questo convegno, grazie alle colleghe che hanno parlato prima e ci hanno presentato dei dati che sono sicuramente interessanti e che costituiscono una base di riflessione per valutare come possiamo andare avanti su questo ambito. Allora, qui si parla appunto di relazioni con altre misure per il benessere organizzativo. Io sono un'altra misura per il benessere organizzativo, ma in realtà diciamo si tratta di una vecchia misura per il benessere organizzativo, in quanto la figura del medico competente è una figura istituzionale perché è definita da una normativa ben precisa, la normativa sulla sicurezza e sull'igiene di luoghi di lavoro, che risale a anni, decenni fa, che è stata, diciamo recentemente, perché sono passati 10 anni dall'ultimo aggiornamento, però insomma ancora, se, almeno per me 10 anni sono pochi, insomma, per cui è abbastanza recentemente aggiornata, e che definisce quello che è il ruolo anche in questo ambito. Quindi parleremo soprattutto di quelle che sono aree di interazione, di sovrapposizione, che non dovranno mai essere aree di scontro, ma dovranno essere necessariamente aree di collaborazione. Ma dobbiamo lavorare tutti quanti abbiamo un nostro ruolo. Allora, partivo proprio stiamo parlando di benessere organizzativo. Le organizzazioni di lavoro, le organizzazioni, le industrie, le aziende forniscono, diciamo sono molto importanti, interagiscono col lavoratore, in primo luogo in senso positivo, perché forniscono un lavoro, gli forniscono una collocazione sociale, gli forniscono un benessere economico, gli forniscono, si spera, anche un benessere nel senso che di soddisfazione lavorativa, no? L'interazione può essere naturalmente anche negativa. Io, da, ripeto, vecchio medico del lavoro, ero abituato fondamentalmente, fino a diversi anni fa, a interazioni con fattori di rischio di natura fisica, di natura chimica, di natura biologica, nell'ambito delle varie attività lavorative, che sono quelli che, diciamo, con cui in qualche maniera sono più familiare e anche più abituato ad agire, insomma, sia nel senso della prevenzione che nel senso della valutazione di quelli che possono essere i possibili effetti negativi. In realtà non vanno trascurati, perché sono molto importanti e ce ne stiamo accorgendo e ce ne hanno relazionato a dovere le colleghe precedentemente, gli effetti sulla salute del lavoratore, che possono dipendere da un contesto organizzativo, diciamo, non proprio perfetto. E quindi la salute dell'organizzazione del lavoro è molto importante, perché un'organizzazione sana si riflette sulla salute del lavoratore. E questo benessere organizzativo, che qui riporto una definizione, ce ne stanno centinaia di definizioni, questa è una delle tante definizioni, capacità di un'organizzazione di promuovere e mantenere il più alto, è una dimensione del benessere generale. Cioè,
il benessere organizzativo di un lavoratore si riflette un pezzo del suo benessere e quindi della sua salute. E qui, se permettete, entro in gioco pure io, insomma, perché chiaramente è fondamentale per il sanitario, il medico che viene incaricato di sorvegliare la salute dei lavoratori, valutare la salute a tutto tondo, e questo lo dice espressamente il decreto legislativo 81, laddove nelle varie, qua magari ci ritorniamo, laddove definisce la salute, non lo definisce il decreto legislativo 81, ma lo definisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità, lo stato di completo benessere fisico, mentale e sociale non consistente solo in un'assenza di malattia o di infermità. Non devo verificare soltanto che il lavoratore abbia tutte e due le braccia, tutte e due le gambe, gli occhi, eccetera, eccetera, ma che lo stato di benessere sia il più possibile completo. E qui ci entra, come vedete, anche il benessere organizzativo. Finché so chiacchiere, stiamo alla grande tutti quanti, insomma. Poi dopo tocca naturalmente entrare in quella che è la realtà delle cose, e la realtà generalmente non è così semplice, così lineare, così come definita da norme, regolamenti e così via. Quindi diciamo si tratta sicuramente di un compito che è un compito piuttosto, a volte può essere diciamo piuttosto difficile. Per tornare indietro, come si fa? Eccola qua, fatto. Allora, vi dicevo, il decreto legislativo 81, allora quindi non stiamo parlando del codice di condotta ISPRA o INGV che istituisce la figura del consigliere di fiducia, dello sportello di ascolto, parliamo della norma quadro per quanto riguarda la sicurezza e la salute. Parla della necessità di tutelare la salute e la sicurezza anche per quanto riguarda i rischi psicosociali, ovvero quelli collegati all'organizzazione del lavoro, quindi se ne parla. E si indica anche la necessità di estendere la valutazione dei rischi non soltanto ai rischi, come dicevo, di natura fisica, chimica, biologica e così via, che possono essere correlati con le attività svolte in un luogo di lavoro, ma anche quelli, diciamo, qui è definiti in maniera abbastanza brutale, rudimentale se volete, collegati allo stress lavoro correlato, che è una parola che significa tutto e non significa niente, ma che comunque in cui sono sicuramente inserite le problematiche riguardanti malesseri di tipo organizzativo. Ok, quindi diciamo è un campo che sicuramente deve essere frequentato anche necessariamente dal medico competente. Ok, quindi questo è molto importante, a cui il medico competente deve partecipare, valutazione a cui il medico competente deve partecipare. La valutazione dei rischi fa capo al datore di lavoro, che si avvale del brillante responsabile del servizio di prevenzione e protezione per attuarla, e il servizio di prevenzione e protezione ogni tanto o ogni spesso si rivolge al medico competente per gli aspetti di competenza, lo dice la parola stessa, e questo è un aspetto di competenza, chiaramente. Vedete, si parla anche di quelli connessi alle differenze di genere, all'età, si parlava di medicina di genere. In realtà c'è tutto dentro, poi però, ripeto, dalle chiacchiere bisogna passare all'azione, e questo è magari un pochettino più problematico. Vi rammento anche il compito fondamentale del medico competente è quello di effettuare la sorveglianza sanitaria. La sorveglianza sanitaria non è soltanto sorveglianza sanitaria preventiva e periodica, prevista alla periodicità definita dalla legge per determinati rischi, ma è anche visita medica su richiesta del lavoratore. Questo è molto importante, perché qui c'è l'aggancio con il disagio che il lavoratore può manifestare, non soltanto a seguito, che ne so, di una problematica di carattere di tipo chimico, cioè guarda, ti voglio relazionare che nell'ambiente di lavoro dove sto, secondo me c'è una emanazione di sostanze chimiche che mi dà fastidio, ma non soltanto, in genere queste manifestazioni di disagio sono manifestazioni di disagio che rientrano proprio nell'ambito di cui stiamo parlando. Ed è definito dalla norma la necessità che il medico competente si prenda in carico questo tipo di segnalazioni, sempre che ovviamente le ritenga correlate con l'attività lavorativa svolta. E qui c'è il primo filtro, e voi tra l'altro di filtro avete parlato, perché anche voi avete parlato a volte di segnalazioni che non erano perfettamente coerenti con la vostra funzione. Quindi ruolo del medico competente nella collaborazione, all'individuazione e valutazione dei rischi, e ci mettiamo dentro anche i rischi psicosociali, nella sorveglianza sanitaria dei lavoratori, e ci mettiamo dentro anche queste potenziali segnalazioni attraverso le visite a richiesta, ai sensi dell'articolo 41, di lavoratori che possono, diciamo, individuare il medico competente come la persona
cui riferire determinate problematiche che possono essere originate dall'organizzazione del lavoro. Da quello che ho detto, ho cercato di confondere le idee proprio per far capire che la situazione è una situazione estremamente intricata, ma intricata in senso positivo, nel senso che c'è una netta, ci sono delle aree di sovrapposizione importanti tra la figura del medico competente e la figura del consigliere di fiducia. Non ci sono margini netti, confini ben definiti, vi sono ampie zone di sovrapposizione tra figure, come ho detto, istituzionalmente diverse, perché io perseguo il fine della sorveglianza sanitaria dei lavoratori, le consigliere di fiducia perseguono un'altra finalità, che è quella di verificare la presenza di determinati conflitti e cercare di portare questi conflitti a una soluzione il più possibile pacifica, non in senso proprio in senso pacifico, insomma, cercando di evitare quelle che possono essere delle evoluzioni negative. C'era qualcuno, ora non ricordo se fosse stato il dottor Lagomare, che parlava di un ulteriore strumento. Allora, anche io ritengo che la consigliera di fiducia, il consigliere di fiducia sia uno strumento ulteriore, ma ulteriore non nel senso di un altro, cioè un qualcosa che si aggiunge, un'arma in più nei confronti che viene data al lavoratore per portare a conoscenza una sua condizione di disagio. Anche dai dati che voi avete presentato, dalla numerosità dei dati, io mi rendo conto che effettivamente le segnalazioni che arrivano al medico competente sono nettamente inferiori come numero rispetto a quelle che avete ricevuto voi, e questo dimostra, anche se in maniera, cioè non è un'analisi statistica robusta ovviamente, che probabilmente quello che arriva al medico competente è, scusate il termine abusato, la punta dell'iceberg, cioè sono le segnalazioni di disagio che si associano a un malessere di tipo fisico inteso nel senso di un malessere psicologico legato alla problematica, e quindi probabilmente si tratta di fatti inveterati oppure di sensibilità, di personalità particolarmente sensibili e così via, che però non rappresentano l'universo del problema, che invece probabilmente a voi è più chiaro, proprio perché viene depurato da quella componente di tipo sanitario che invece nel caso del medico competente è più evidente, ok? E quindi questo è importante. Ciò non toglie che almeno nelle volte in cui le consigliere hanno sentito la necessità di consultarmi, c'è stato uno scambio assolutamente tranquillo di informazioni, sempre ovviamente nel rispetto del ruolo di ciascuno e soprattutto nel rispetto di quelle che sono le barriere poste dal segreto professionale, perché ovviamente si parla di persone che hanno determinati problemi, e queste persone che hanno determinati problemi e che le vengono a riferire al medico le mettono in qualche maniera in cassaforte, e quindi ovviamente possono essere raccontate determinate informazioni che sono non marginali, non è la parola giusta, ma che fanno parte del contesto in cui questa persona si muove, ma che ovviamente non attengono alla sua sfera personale e sanitaria. Questo è importante. Quindi un altro aspetto importante, e che è stato ben percepito dai lavoratori, a quello che ho capito, è questa indipendenza, questa terzietà, questo essere al di sopra delle parti della consigliera di fiducia, proprio per il fatto di appartenere a un'altra organizzazione rispetto al medico competente. Il medico competente è, abbiamo detto, una figura istituzionale, ma è un consulente del datore di lavoro. Il datore di lavoro lo sceglie, il medico competente fa riferimento al datore di lavoro perché presenta a lui i risultati della sua attività, e quindi ovviamente, magari meno in una pubblica amministrazione ma sicuramente di più in un ambito privato, viene inteso come una persona di fiducia del datore di lavoro. Pertanto
posso capire che ci siano delle remore da parte di alcuni lavoratori nel riferire determinate problematiche che pensano possano ritorcersi contro. Quindi in questo senso questo è un atu molto importante per quanto riguarda il consigliere di fiducia nei rispetto al medico competente. Quindi un guadagno in termini di autonomia, indipendenza, serenità di giudizio. Il medico competente potrà aggiungere ai suoi compiti, che ho cercato di illustrare rapidamente finora, un ulteriore compito, che è quello di pubblicizzare la esistenza, la figura, quindi aggiungere informazione all'informazione che già istituzionalmente si dà sulla figura del consigliere di fiducia, cosa che peraltro personalmente ho già fatto in alcuni casi in cui ritenevo utile che l'istanza fosse presentata al consigliere di fiducia piuttosto che svolgerla in senso sanitario, in quanto non ritenevo ci fossero che fosse supportata da una problematica di tipo sanitario, e quindi già si è aperto, ma mi auguro che questo canale di collaborazione e consultazione tra medico competente e consigliere di fiducia vada avanti, perché soprattutto il medico competente possa arricchirsi di competenze che finora non sono state sue, in quanto il bagaglio culturale del medico del lavoro era soprattutto legato ad altre tipologie di fattori di rischio che non erano quelli occupazionali legati all'organizzazione del lavoro. E vi ringrazio molto.